Allora, anche il cibo avrà una parte rilevante, importante in questa Fano dei Cesari. Ma assolutamente sì, si chiamavano Thermopolium, no? Erano questa sorta di locande dove i romani andavano a mangiare e trovavano tutte le prelibatezze del tempo. Ecco, il Thermopolium ce l'avremo anche noi, sarà nella zona del Pincio, di fianco agli accampamenti e la possibilità di vedere tutte queste bellezze, e sarà attivo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, con una cucina importante per noi, quindi una collaborazione importante poi con Montecucco e l'azienda agricola Marco Roberti, e quindi la possibilità per tutto di assaggiare pietanze del tempo, anche un pochettino agresti, che saranno preparate dai nostri ragazzi in collaborazione con queste aziende. Naturalmente gli spazi saranno a disposizione, come si può fare per frequentarli? Basta andare lì, insomma. Gli spazi sono a disposizione il giovedì e il venerdì, si può andare tranquillamente. Il sabato anche, ma il sabato prende il via questa mega festa che è chiamata Baccanalia, la festa delle fazioni, che, attenzione, per partecipare si può fare andando direttamente dai responsabili di fazione, ci sono dei biglietti apposta, è un menù calmierato da 17 euro. Tutti potranno partecipare a quel menù, dove la special guest è il maialino al girarrosto, ma si potrà anche accedere appunto al Thermopolium con tutte le altre pietanze alla carta che faremo per quella serata. In collaborazione con la Proloco, noi, io come azienda e anche il ristorante, porteremo le specialità nostre che siamo soliti fare. Poi facciamo la specialità proprio, il maiale allo spiedo che faremo lì, viene cotto lì in diretta, ne cuociamo due per volta, e poi faremo anche le altre carni, la grigliata, la tagliata e quelle cose lì. E poi anche il pollo arrosto, come si mangiavano i romani, anche per riprodurre un po' il menù tipico romano.